cuffie già a tavola con le gambe sotto al tavolo? Poi tutto tra un po' bene? Ti dirò una cosa che ho scoperto bellissima. E non puoi dirmela subito? No. No, no, posso anche. Dimmi. Ho scoperto cosa che mi fa ingrassare. Cioè? Lo shampoo. Come lo shampoo? I capelli? Se tu guardi l'etichetta c'è scritto dona, corpo e volume. Sì, ma i capelli, non... Allora adesso c'è mio cugino, che facciamo ricerca. Lui è da una settimana che si lava col detersivo per i piatti. Ha già perso, tutti i peli, però per la piano... Questa, vabbè, cosa dobbiamo dire? Possiamo fare un tentativo. Sì, sì. Va bene, io vorrei collegarmi, apriamo la nostra finestra sul mondo, sull'Italia in questo caso, che è meravigliosa e che dobbiamo assolutamente visitare in lungo e in largo, e vediamo dove si trova il nostro cantastore del mezzogiorno, Federico 40. Fede! Ciao a tutti! Ciao caro! Ciao a tutti! Senti, dove, raccontaci un po' dove sei e così... un po' del viaggio di oggi. Sì, il viaggio di oggi è un viaggio dalla potenza spirituale incredibile. Sono nei pressi dell'abbazia di Subiaco. Il monastero che c'è qui è chiamato del Sacro Speco. Speco vuol dire grotta, sacra perché frequentata da uno dei santi più importanti della cristianità, è San Benedetto da Norcia. Veniva qui, ha vissuto qui per circa 3 anni in eremitaggio, per avere una comunione intensa nei confronti della natura, perché siamo all'interno del Parco dei Monti Simbruini. Sub imbribus vuol dire monti sotto la pioggia. I boschi sono rigogliosi, i torrenti sono vorticosi, i laghi sono placidi e gli altopiani sensazionali. E allora lo spirito qua si pone immediatamente in comunione con tutto il creato. Era quello che cercava il santo, che veniva anche soprannominato il salvatore delle frane, anche perché solo ponendo la mano nei confronti della roccia era capace di fermare il crollo sulla testa dei suoi figli. E questo è un bel messaggio, perché ci vuole raccontare il rispetto che ci vuole nei confronti appunto di madre natura. Sono 30.000 ettari tutelati, non troppo lontano da Roma, vicino alla provincia di Frosinone, al confine con l'Abruzzo. Qual è l'aspetto più suggestivo di questo tuo cammino? Ce l'ho alle spalle. Guardate che meraviglia è questo posto. Sai che Petrarca, salendo dalla valle del fiume Aniene, trovandosi di fronte al Sacro Speco, disse «Limes paradisi». Questa è la porta del paradiso. È una delle abbazie più belle della cristianità, è uno dei luoghi più intimi e profondi del mondo, e la grotta che c'è all'interno ti fa provare delle suggestioni e dei brividi profondissimi. È stato costruito a picco, proprio ai piedi della roccia che il santo è riuscito a fermare, e proprio sopra la grotta che lui viveva nel suo momento di intenso eremitaggio. Senti, oltre allo spirito, che cos'è che ti ha riempito gli occhi? Mi sposto, ti ho detto che questo è un viaggio tra naturale e spirituale. Entriamo nella natura, c'è il fiume Aniene, sacro ai romani perché di qui prendevano le acque che erano naturalmente necessarie per irrorare tutta Caput Mundi, la capitale, Roma. E allora questo fiume forma dei laghi, 3 in particolare, 2 dei quali sono spariti perché di origine artificiale, voluti da Nerone stesso, amante delle naumachie. Quello che è rimasto è un laghetto dedicato oggi a San Benedetto da Norcia, che per la sua posizione, una cascata che riesce a creare un microclima unico, i raggi del sole che penetrano tra la selva, sembra di essere ai Caraibi, tanto che lo chiamano proprio così. Questo è il Caraibi del Lazio. Senti, Fede, io adoro sentirti parlare perché è meraviglioso, non ho niente da aggiungere se non chiederti se per caso hai rinunciato, in questo caso immagino, a una missione impossibile, perché mi sembra un cammino piuttosto spirituale.
Ma guarda, allora, le missioni impossibili ci sono perché qui le falesie cadono veramente a strapiombo. Qui in questa valle è stata costruita la villa di Nerone. Si dice che quando lui fosse lì nei pressi del lago, un fulmine colpì lo specchio d'acqua, rendendolo iridescente. Lui però lo vide come un cattivo presagio e abbandonò la sua villa per tornare a Roma, dove costruì la Domus Aurea. Questo è un viaggio intimo, profondo, un viaggio mistico e sensuale, come direbbe Franco Battiato. Grazie, su queste parole che apprezzo molto, come sempre. Grazie Federico, tra l'altro il tuo aspetto un po' da Monaco, no? Con la tua barba, sei perfetto in questo contesto, devo dire, sei proprio nel tuo. Grazie, e noi proprio come? Grazie. Grazie Fede, grazie molto. Noi ti dedichiamo una ricetta un po' monacale, no? Un po' dei monaci, un po' anche della zona, che sono i famosi tozzetti con le mandorle in questo caso. È una ricetta che proprio forse è l'antitesi proprio del biscotto, no? Cotto due volte. Biscotto, vuol dire cotto due volte. Abbiamo un impasto che si fa e poi si taglia e si fa nuovamente tostare, quindi qui il biscotto. Gli ingredienti, dai. Vediamo subito. Farina, zucchero, lievito, uova, mandorle, appena un po' di burro, scorza di limone, un po' di liquore all'anice. Abbiamo in questo caso. E poi? Poi qui ho preparato... Facoltativa. Sì, questa è la chicca in più perché, diciamo, questi biscotti li puoi mangiare in passeggiata, portarti lì dietro, una merenda, ma da meditazione col vino, ma perché non con una buona crema alla mandorla? Quindi, certo. Cioccolato fondente, latte, zucchero e mandorle tostate che ho messo in freezer perché dopo vedremo come ci serve. Va bene, zia Cri, io guarda. Tra l'altro volevo fare gli auguri alla signora Margherita che oggi compie 85 anni. Perfetto. Auguri, perché i nostri telespettatori ogni tanto, la signora di Cantù, e la salutiamo. Allora. Se intanto metti a scaldare il latte che così abbiamo bisogno per la crema. Cominciamo allora, con latte l'impasto. Scaldato, via. L'impasto è un impasto molto semplice che si può impastare direttamente in una sulla spianatoia, ma anche in una impastatrice dove non dobbiamo seguire chissà mai quali procedimenti, perché praticamente tutti gli ingredienti vengono messi insieme. Sono le torte che piacciono a me, buttare dentro tutto e poi esce qualcosa. Sì, brava. Perché sporchi poco, rende tanto e soprattutto non sbagli. E poi, come diceva Fulvio, facciamo vedere che usiamo anche gli attrezzi di cucina, perché poi al giorno d'oggi ci aiutano tanto. Mentre questo impasta, non sporco il tavolo, non guadagno i tempo. I monaci benedettini facevano più fatica di sicuro. Sì. Ecco, magari avevano anche più tempo, sicuramente. Sicuramente. Ma voglio dire, la vita di campagna comunque. Sì, però comunque c'era chi cucinava, c'è chi raccoglieva, c'è chi faceva. Poi insomma erano operosi, non è che... Infatti lei conta come 4-5 membri della famiglia praticamente. Sì, è vero. Puoi anche metterla nella dichiarazione dei redditi e scaricarla. Okay. Quindi si fa l'impasto e otteniamo l'impasto. Ho messo prima tutte le polveri, poi le uova e il liquore. Che è all'arancia, anche qui, hai detto? È un liquore all'anice, però si può mettere, ma ricordiamo che quando mettiamo del liquore in cottura non c'è nessun problema, anche se lo mangiano i bambini, perché poi evapora sempre in ogni caso. Qui abbiamo delle mandorle spezzettate e queste sono senza pelle, ma si potrebbero mettere qui anche un po' il gusto. Io ho preferito farle alle mandorle, ma uno può aggiungere. Guarda, è già pronto, vado ad aggiungere le mandorle che si amalgama. Qui quando bolle butto il cioccolato? Guarda, quando vuole spegniamo. Ok. Intanto questo è pronto, spengo. Guarda, già fatto. L'abbiamo veramente fatto in pochissimi minuti. Allora, intanto che abbiamo il nostro impasto, qui abbiamo il cioccolato, questo, e gli mettiamo il latte caldo, intanto lui si ammorbidisce. Ok. Nel frattempo vado a prendere le mie mandorle. Ecco qua, guarda. Che hai messo nel frigo o freezer? Ho messo in freezer sia il recipiente del mixer e queste mandorle, sempre della stessa tipo. Però tu queste mandorle le hai fatte... Sono leggermente tostate. Le abbiamo tostate e poi messe in freezer. Perché devono essere fredde. Quando noi dobbiamo ottenere una pasta
di mandorle, cioè ottenere una pasta da un prodotto solido, è importantissimo che sia fredda, perché altrimenti butta fuori l'olio e abbiamo un composto che non riusciamo a lavorare. Quindi interessante, lei le ha fatte prima tostare in padella e poi le ha messe nel freezer insieme al bicchierino. E l'ho fatto prima perché avevo bisogno che fossero belle fredde, mai da calde. E la tostatura serve per avere ancora un gusto più intenso, più forte. L'abbiamo visto in diverse ricette, anche salate. Questa cosa ci aiuta. Gli do una leggera girata e poi, qui è dello zucchero di canna, lo vado ad aggiungere, perché lo zucchero mi aiuta, in ogni caso, dovesse succedere che si scalda un po', ad assorbire il composto. Dobbiamo girare finché viene una bella miscela. Ma liquida o solida? Liquida o solida? Cioè, rimane quasi cremosa. Cioè, esatto. Mi fa morire lui. Sì, oggi no, è così. No, certo. un po' pongo, no? Un po' terra. Un po' terra. Qui invece abbiamo messo latte e cioccolato e si è sciolto. Si è sciolto e dobbiamo aggiungere questo composto qui. Che lo continuiamo a girare. Ecco qua. A questo punto, vedi, è già una polvere, noi dobbiamo continuare ci vogliono diversi minuti, però, perché alla fine risulterà questo. Vedi, ha ragione, allora non è peregrina la domanda di Lorenzo Biagiarelli, diventa come una cremina, vedi? Perché lui l'aveva vista prima, capito? Perché, però in generale... Questa con l'aggiunta del cioccolato o senza? Cioè... Questa è qua, la va messa qua. Ah, va messa nel cioccolato, vedi? Voi frullate finché diventa una crema. Sembra una crema di arachidi, no? Come un po' la crema di burro di arachidi. Guarda, d'arachidi. Questo procedimento si può fare tranquillamente con tutta la frutta secca. Perfetto. E quindi si ottiene alla fine un prodotto che è cremoso. E sai che io non immaginavo che da una sabbiatura così venisse una cremina? Bisogna insistere un po' con questi elettrodomestici di casa che hanno meno potenza rispetto a uno professionale. Bisogna continuare. Sono i grassi, esatto, no? Dottoressa? Esatto, i grassi. Che danno questa corposità. Grassi buoni, una volta grassi ogni tanto. Grassi buoni perché le mandorle, come tutta la frutta secca, fornisce omega 3, omega 6, vitamina E. Una volta ogni tanto ci dicono che sono buoni. Comunque i grassi fanno bene, non è che potremmo mangiare senza. Sì, non dobbiamo demonizzarli, ci sono grassi e grassi. E grassi. Questi sono grassi buoni, ad esempio grassi delle noci, delle mandorle, sono grassi buoni, Fanno bene anche al colesterolo, no? Dicono di mangiare le noci, di mangiare la frutta secca. Alfio, però bisogna mangiare la dose anche lì, Antonella. Io ho già eliminato lo shampoo. Sì, io sono un grasso buono. No, la dose ha ragione. Non è che quando voi avete il colesterolo dice vabbè, mi mangio 10 noci al giorno. 25-30 grammi al giorno di frutta secca per la prevenzione. 3-4 noci. In genere una ventina di mandorle. Tre noci, ecco. Lì qua c'è tutto, vedi. Voilà. Lei ha fatto, vedete, questa l'impasto, vedi, l'impasto, si lavora così, molto bene, facilissimo. Lo mettiamo sulla teglia e lo mettiamo in forno a 180 gradi 20-30 minuti, naturalmente dipende anche dalla larghezza. Ecco qua. Quindi, allora, vorrei dirvi che abbiamo fatto peraltro due preparazioni. Una molto semplice, fatta tutta con la planetaria, che adesso va in forno, e questa cremina col cioccolato, con le mandorle, che sono diventate una cremina, e il latte caldo. Ok, questa però è facoltativa, giusto? Sì, quella è facoltativa, noi l'abbiamo messa come gusto. Questo è il biscotto cotto la prima volta, cioè il filone. A questo punto lo prendiamo e lo dobbiamo mettere nuovamente in forno a biscottare. Esatto, biscottare due volte. Quindi, guarda, con un coltello facendo un taglio netto, non si sbriciolano. Questi qui li rimettiamo in forno. Per quanto tempo? Guarda, sui 140 gradi, 10-12 minuti, poi uno li deve un attimino sentire, devono diventare proprio biscottati. Andiamo a vedere come biscottano. Ecco qua, questo li rimettiamo in forno. Quindi prima 15 minuti. No, allora, primo impasto, 180 gradi, 25-30 minuti. Ok, adesso secondo impasto. Secondo impasto, si abbassa il forno, 140, 10-12, naturalmente anche dallo spessore e il biscotto. Il biscotto noi li abbiamo qua. E questo qua. E adesso guarda che cosa facciamo, zia. Vai. Vedi che questa è proprio questa, e questo è il nostro centro di gravità permanente, guarda.
Vedi? Facciamo assaggiare. Sì, perché purtroppo ci hanno le mandorle. Che volevo sentire proprio questa. Questa è una crema che si conserva qualche giorno in frigorifero, buonissima in mille maniere. Buono, Lorenzo. Poi, se non volete pucciarla nel cioccolato, anche nel vin santo, nel un vino liquoroso, nel caffè latte, in tutte queste cose qua. Bellissima idea, zia Cri, brava. Grazie. Tutto in un attimo con gli attrezzi e ci siamo. Allora.